Buongiorno a tutti! Allora, finalmente inizio a registrare i segni zodiacali per quanto riguarda le energie del 2024. Partiamo con il primo dei 12 segni zodiacali, ovvero l'Ariete. Quindi, cari amici dell'Ariete, se volete sapere quali saranno le energie del vostro 2024, restate connessi su questo video. Allora, quest'anno di base ho scelto i tarocchi universali, questi qua. Sono tornata un po' alle origini in tutta una serie di cose, devo dire. Quest'anno è stato un po' per me l'anno del ricominciare un po'. Sarà che ho il bimbo piccolo e quindi rivivo insieme a lui tutta una serie di cose. Quindi, insomma, anche coi tarocchi sono tornata alle origini. Quindi l'Ariete nel 2024. L'Ariete, tiriamo fuori le carte della nostra ruota dell'anno. L'Ariete nel 2024. Aspetta, però questa era la prima, quindi è così. L'Ariete nel 2024. Scusatemi, so che è noioso, ma almeno vedete che estraggo le carte al momento, quindi tutto viene fatto nella più totale onestà. Ancora una. Ariete, abbiamo un cavaliere d'oro che è uscito, un cavaliere di pentacoli. Ok, abbiamo un cavaliere di pentacoli che è schizzato fuori, quindi alcuni di voi potrebbero sentire l'esigenza nel 2024 di espandere la propria rete lavorativa o comunque espandere le proprie connessioni, anche le proprie conoscenze se vogliamo, quindi far capire magari agli altri quali sono le vostre radici, ma soprattutto quali sono le cose che volete realizzare, cioè dove volete andare. Ok, quindi c'è questa energia nell'aria. La mettiamo qui perché vorrei che comunque la vedeste in qualche modo. E bon, partiamo energie di gennaio e febbraio 2024. Wow, la papessa! Grande arcano maggiore di esperienza, introspezione, studio, anche mettere in luce tutta una serie di cose che finora erano rimaste nascoste, che sia erudimento personale o che sia proprio scoprire i vostri lati interiori, diciamo che inizierete l'anno, con un po' di introspettività, con un po' di, voglia di capire soprattutto quali sono le dinamiche che, probabilmente sono state, si sono manifestate nel 2023 e elaborarle. Questa carta è una carta molto riflessiva, una carta dove non c'è grande movimento verso l'esterno, ma c'è proprio una voglia di comprendere e apprendere. Quindi, grande erudizione, grande voglia di scoprire. Potrebbe essere anche un 2024 iniziando con la scoperta, con la voglia di scoprire cose, con la voglia anche forse di imparare cose, proprio per poi mettere a frutto, secondo me, quelle che saranno le vostre idee verso l'esterno. E vediamo dopo gennaio e febbraio, vediamo marzo e aprile, abbiamo la torre. Ok. Non lo so, forse mi viene da dire che forse questa è una carta un po' che vi avvisa nel dire va bene l'introspezione, però poi bisogna anche uscire, bisogna un po' anche portare, giusto appunto, forse questa è una carta consiglio pure lei, giusto appunto portare fuori le vostre cose, va bene l'introspezione, però non è che si può fare la muffa a casa, rimuginando e continuando a esplorare verso l'interiore, bisogna andare anche verso l'esteriore, quindi probabilmente c'è questo tipo di monito. Per alcuni di voi potrebbe esserci tra marzo e aprile anche un qualche evento un po' destabilizzante, un qualcosa che magari vi farà un attimino tremare la terra sotto i piedi. Quello che dico sempre, perché questa carta fa sempre molta paura, ma in realtà la torre ancora una volta è un grandissimo insegnamento, nel senso che il fulmine colpisce sempre l'alto della torre, cioè il basamento rimane sempre bello saldo, quindi probabilmente dovrete cambiare qualcosa tra marzo e aprile. Proprio perché appunto bisognerà prendere altre direzioni, insomma, questi sono avvenimenti che ci fanno capire che a volte è giusto anche cambiare strada, a volte è giusto anche aprire la mente a 360 gradi e comprendere che magari la strada che stiamo prendendo non è necessariamente quella giusta. Va bene, vediamo maggio e giugno.
Perfetto, regina di bastoni. Ok, qua si ritorna allegri, felici, sereni, carismatici, anche con successo, quindi probabilmente il fatto di cambiare strada al momento vi sembrerà arduo, vi sembrerà difficile, a volte siamo costretti a fare delle cose che non, in quel momento non ci sembrano buone, di, ma cavolo, io volevo andare a destra, invece qua mi costringo ad andare a sinistra e io invece volevo andare a destra, insomma c'è un po' questa cosa qua. In realtà poi scoprirete che andare a sinistra era molto meglio, perché qui appunto il girasole indica proprio successo, quindi successo potrebbe essere lavorativo, potrebbe essere anche proprio successo nel trovare la giusta strada che vi fa ribollire il sangue, che vi piace. I bastoni ci parlano di un qualcosa che ci appassiona, quindi ok, troverete secondo me la giusta via per le vostre passioni, per le vostre idee anche a sinistra e non necessariamente a destra, insomma. Quindi queste erano le energie di maggio e giugno. Vediamo luglio e agosto. E infatti grande abbondanza, ancora una volta i pentacoli che appunto erano usciti già in questa carta che era schizzata fuori e che abbiamo tenuto. Quindi che dire, qui c'è talmente tanta abbondanza che la spartirete, sarete talmente magnanimi da spartirla anche con chi è intorno a voi. Quindi probabilmente io ci vedo collaborazioni lavorative molto fruttuose o anche rapporti interpersonali molto fruttuosi che vi rendono comunque felice. C'è una certa stabilità. Abbiamo due persone su tre carte sedute comunque su dei troni, una papessa e una regina. Quindi io ci vedo proprio anche il raggiungimento per alcuni di voi di un certo tipo di stabilità materiale o comunque di benessere. Che dire, bene, tra l'altro luglio e agosto sono anche i mesi dove uno normalmente va in vacanza, il fatto che uno possa scialare alla grande potrebbe voler dire anche grande divertimento vacanziero, comunque grande connessione anche, cioè belle vacanze anche con altre persone, quindi bene, va bene, vediamo settembre-ottobre. Ok, settembre-ottobre, ritorno lavorativo, potrebbe essere un po' così, non propriamente edificante. Vi sentirete un po' questa carta al 7 di bastoni è io contro tutti, quindi magari non riuscirete a farvi, no, riuscirete a farvi spazio perché questo è un guerriero che combatte fino alla fine, quindi io penso che riuscirete a farvi spazio, però ecco, non sarà una strada facile, probabilmente perseguirete ancora una volta una strada non facile per voi, però qui poi la strada era assolutamente di successo. Qui ovviamente dobbiamo vedere l'ultima carta, però diciamo che c'è qualche conflitto, ecco, c'è qualche conflitto con l'esterno questa volta, quindi a volte non sarà facile far capire le vostre idee o le vostre ragioni o perché vi piace fare così tanto. Mi viene in mente, non so perché, sapete quando uno vuole fare qualcosa, tipo, non lo so, uno ha la carriera avviata da parte dei genitori e i genitori dicono: no, perché non vuoi fare questa cosa che è già avviata? No, ma io voglio fare tutt'altro. Ecco, questo tipo di situazione. Quindi a volte non sarà facile, farvi capire. Ovviamente io parlo di lavoro per lo più, ma in realtà questa cosa, potrebbe avvenire in diversi campi, specie se appunto uno dice: magari sono pensionato, non me ne faccio niente di questa roba, ma non importa, sono le energie qui che andiamo a descrivere, quindi ci potrebbe essere qualcosa che in realtà vi appassiona molto e per cui combatterete per poter portarlo a termine o per poter proseguire nella vostra piccola battaglia, insomma. Vediamo le carte di c'è la carta di novembre-dicembre, quindi conclusione dell'anno, niente, però raga, a me sempre il lavoro mi viene fuori. 8 di pentacoli, grande e alacre lavoro, cioè proprio andrete dritti come dei fusi per la vostra strada. Potrebbe anche essere un hobby questo, appunto parlo per chi non esercita lavoro in questo momento, però qui c'è veramente il grande lavoratore per eccellenza, l'otto di pentacoli, però anche grande produttività, grande lena, grande voglia di arrivare, grande determinazione, grande ambizione, quindi per l'Ariete potrebbe essere veramente un anno svolta per quanto riguarda le esperienze lavorative, lottare per i vostri sogni, per portare il vostro credo, la vostra idea all'esterno, per portare comunque determinate cose che volete portare avanti appunto verso l'esterno, quindi non tenervele per voi. C'è una riflessione prolungata a inizio anno, però poi è un anno di alti e bassi dove in realtà però ci sono i successi, specie verso maggio-giugno. E ci sono comunque, secondo me, c'è tanto divertimento nell'estate e comunque
c'è questa grande produttività, cioè secondo me produrrete qualcosa di importante, qualcosa di stabile, qualcosa che rimarrà sicuramente anche negli anni a venire. Va bene, vediamo qual è l'energia capostipite per questo Ariete nel 2024, quindi l'energia capostipite per l'Ariete nel 2024. Nettuno, sensibilità, percezione, immaginazione, occulto, emozione, ed è la vostra partenza, è proprio la vostra partenza. Abbiamo un appeso nei tarocchi, abbiamo un collegamento con il segno dei pesci, un collegamento astrologico con il segno dei pesci, però io penso che questa sensibilità, questa percezione, questa immaginazione, nei primi 2 mesi dell'anno ve la coltiverete e poi però vi verrà appunto quest'idea, questa illuminazione che secondo me poi vi porterete, comunque cercherete di attivare, verso la fine dell'anno. Vediamo qual è, la carta, ma no, questa vediamola per ultimo, dai, vediamo l'amore. Perché io non parlo mai di amore nelle mie stese. E devo dire che qua coppe non ne sono uscite, quindi, i rapporti, diciamo che se ci sono, sono sempre quelli, sono sempre saldi, insomma, non vedo grosse. Però vediamola la carta dell'amore per l'Ariete del 2024. Focalizzati sull'amore, guarda, cerca, guarda il buono in ciascuno. Quindi il consiglio per quanto riguarda l'amore è questo: cerca il buono in ciascuno, forse vi aiuterà con questa piccola battaglia che ci sarà appunto a settembre-ottobre, di non guardare magari gli aspetti negativi che le persone vi pongono davanti, ma di guardare gli aspetti positivi in modo tale da riuscire a avere magari una maggiore comunicazione e un maggiore scambio con gli altri. Se siete single, ancora una volta appunto cercate, il buono che c'è negli altri. Altri, e non focalizzatevi magari sui difetti delle persone. Se siete in coppia, ancora una volta cercate di apprezzare il vostro partner, e di lavorare appunto sugli aspetti positivi. Vediamo l'ultima carta che è appunto quale porta attraverserete, a fine 2000, Capodanno 2023 per entrare poi nel 2024. Quindi Ariete, quale porta attraverserà l'Ariete nel 2023? Come entrerà nel 2024? La falsa porta. Ah, questo è interessante. Cascano un po' di altarini quest'anno. Cascano un po' di altarini, siete un po' stufi di tutta una serie di dinamiche che non vi soddisfano. Diciamo che nel 2024 cercherete la verità. Cercherete la verità delle cose, la realtà delle cose. Andrete forse alle radici. Le radici, ragazzi, coi pentacoli qua sono uscite un sacco di volte. Quindi i pentacoli ci parlano anche appunto delle nostre radici, di quello che siamo e anche proprio di cosa vogliamo andare a cercare e di cosa vogliamo andare a trovare. Quindi ecco, secondo me questa porta qua che attraverserete sarà proprio quella che, non so, sapete le gocce che fanno traboccare il vaso? Ecco, è questa qui, è la vostra porta, la falsa porta, è la porta che fa proprio traboccare il vaso, il fatto di dire, va bene, mo basta però, nel 2024, io voglio relazioni vere, voglio lavorare, impegnarmi, mettere le mie energie nelle cose per cui ne vale la pena. Voglio utilizzare la mia sensibilità, la mia percezione, la mia immaginazione, per emozionarmi e non per perdere tempo. C'è chi si addentrerà anche nell'occulto, però sempre ricercando la verità delle cose. Mi piace tantissimo il collegamento con l'antico Egitto e gli egiziani ne sapevano, ragazzi, era un popolo magico, un popolo incredibile e io penso che voi, nel 2024 toccherete un po' di questa magia e un po' di questa meraviglia, insomma. Va bene, vediamo i vostri charms, però per vedere i vostri charms voglio tornare alle carte. Le mettiamo qui da parte un attimo, voglio tornare alle carte originali. Ok. Perché non voglio usare la mano, ma voglio proprio spargere i charms sulle carte e vediamo cosa succede. Ariete, energia di Ariete 2024. Energia di Ariete. Ho mosso tutto, scusate, abbiate pazienza, non ce la posso fare. Ariete 2024, energie di Ariete 2024. Allora, piano
Piatto ricco, mici ficco. Rinascere, la rinascita, la fenice che rinasce dalle ceneri e ce l'abbiamo proprio a gennaio e febbraio. La pietra di luna e la papessa è collegata con la luna e abbiamo anche il papa. Quindi veramente grande erudizione, grande saggezza, grande. Dov'è? Questa roba vi insegnerà un sacco, questo portale vi darà secondo me un qualcosa di incredibile perché qui i primi mesi sono proprio dediti a passare di livello, a evolvervi. C'è una lettera F, le lettere le lascio passare a voi, però c'è già grande lavoro qua, eh? Grande lavoro e abbiamo una frase, sapete andare dritti al sodo superando così ogni avversario, va bene? Abbiamo già una riuscita, io il girasole invece di averlo a maggio-giugno con i chance ce l'ho tra febbraio e marzo. Interessante anche questa cosa. Abbiamo una lettera A che per me potrebbe essere anche un asso, una rinascita con questa torre. Ancora una volta la pietra di luna, va bene. Grandi balzi in avanti io qua ho però. Il 2, la papessa è uscito sulla torre, quindi probabilmente riuscirete anche ad attraversare questo periodo, diciamo un po' traballino proprio con l'esperienza della papessa. Abbiamo anche una lettera Z, ripercorrere magari dalla A alla Z tutta una serie di cose. C'è una persona qua, segno di fuoco, che vi sostiene, vi supporta e abbiamo anche un riferimento al colore arancione. Il colore arancione è comunque la vostra autostima, quindi potrebbe essere anche questa cosa che succederà, potrebbe magari dare un colpo alla vostra autostima o addirittura la vostra autostima potrebbe uscirne rafforzata. Abbiamo anche qua una frase e abbiamo, vi attende una sorpresa impegnativa, vabbè, cioè ve l'hanno proprio detto, i charms, perché la torre è esattamente questo, è una sorpresa impegnativa, va bene. Vediamo poi i charms di maggio e giugno, abbiamo ancora una volta un segno di fuoco che vi supporta e vi sostiene, tanto divertimento qua ragazzi, teatro, concerti, abbiamo una lettera N, abbiamo però grande spiritualità, l'anello spirituale con l'angelo, quindi grande connessione spirituale, grande anche occhio verso l'alto o dall'alto verso di voi, abbiamo anche una lettera S, non so se la vedete, eccola qua. Che potrebbe essere anche un 2, no, è proprio una lettera S. Il 2 potrebbe essere ancora la papessa. Andiamo ai chance di fine agosto, perché su luglio non è caduto niente. Fine agosto abbiamo la tartaruga, quindi proseguire, magari riprendere lentamente dopo le vacanze potrebbe anche essere, però ancora una volta divertimento, concerti, musical e quant'altro. Siete intelligenti e flessibili, bravi, perché vi servirà questa cosa a settembre, rientro al lavoro. Abbiamo due lettere, una G e una W. Ovviamente queste ve le lascio interpretare a voi. E poi per concludere abbiamo una lettera O e potrebbe essere anche il cerchio che si chiude di questo anno. Abbiamo però, questa è una cosa bella, lo so già. Finanziamo i tuoi sogni, finanziamo i tuoi sogni. Quindi qualcuno vi supporterà, ci sarà un grande supporto verso la fine per le vostre idee, il vostro lavoro. C'è anche il mago. Mago o re, si può interpretare in due modi. Se è un re siete o siete voi che trovate una certa stabilità o c'è qualcuno che vi supporta e vi aiuta. Se è il mago siete voi che sprigionate magie e fate fuoco e fiamme proprio con le vostre azioni. Abbiamo anche, scusate, l'ho vista adesso, c'è una lettera Y che è uscita qua, non so se avete visto, ve la metto qua sulla torre, è uscita, non lo so, potrebbe significare però qualcosa per alcuni di voi, ecco. Va bene, io trovo che questo anno, sarà un anno un po' tra alti e bassi, ma sarà un anno di grande rinascita, grande esperienza. Cambi di percorsi man mano, però grande divertimento, soprattutto divertimento con gli altri. Sono uscite anche delle persone, degli amici fidati che vi sostengono, vi supportano. E poi ci siete voi che secondo me perseguirete appunto questi sogni o queste azioni o questi lavori, insomma lo sapete voi, in maniera veramente decisa e in maniera buona, perché secondo me appunto riuscirete alla fine a
a farvi spazio, insomma, in questo mondo. Sempre, ripeto, con la vostra sensibilità e percezione, sempre volendo andare nella realtà delle cose e accettando gli altri per quello che sono, andando a vedere il buono di quello che la comunicazione con gli altri vi può dare. Va bene, cari amici dell'Ariete, io spero di esservi stata utile, spero che queste stese vi diano qualcosa. Io vi consiglio sempre di riguardarle poi tra qualche mese, tra 3 mesi, tra 6 mesi, per vedere un po' se effettivamente sta andando come predetto. O comunque per prendere appunti, magari io prendo sempre appunti sulle mie stese annuali perché poi è incredibile come le cose si incastrino. Cari amici dell'Ariete, io vi ringrazio per essere stati qua con me, ovviamente vi auguro buone feste, ma ci sarà modo insomma di farlo più avanti e niente, vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!